Buongiorno a tutti, oggi non sono a casa mia, come vedete, sono in compagnia di Sara Boero e siamo a casa sua. È un set diverso, ciao! È un set diverso, un set per me molto strano, perché infatti io l'ho sempre visto dallo schermo e adesso invece lo vedo dal vivo, senza filtri. Sono 1.1. Esatto, è un set 1.1, è molto strano per me essere qua in questo momento. E come vedi, la libreria non è un blue screen, esiste davvero. Esiste davvero, esiste, i libri davvero. Sono veri, fra l'altro. Ma questo non puoi saperlo, in uno c'è il whisky, in uno c'è... non hai controllato, devi controllare questo. Siamo qui per parlare con Sara, che è una youtuber. Qua sotto vi lasciamo ovviamente tutti i suoi contatti, al suo canale, al suo Instagram e tutto quanto. Un canale molto bello che parla di libri, ma di cultura in generale, con contenuti sempre molto interessanti, quindi... davvero un piacere essere qua, sua ospite oggi. Sua ospite sul canale, è un'ospitalità... Assolutamente sì, un'ospitalità reciproca, perché abbiamo fatto anche un video per il suo canale, un video completamente diverso, sui tarocchi, sulla lettura dei tarocchi, che vi invito ovviamente ad andare a vedere. Ora vediamo se sarà già uscito, se esce adesso, se esce domani. Escono in ordine sparso, voi fidatevi, vabbè. Iscrivetevi a entrambi i canali, continuate a verificare e li troverete. Esatto, nel dubbio voi nel iscrivetevi e andate a controllare. Come dicono gli youtuber seri, attivate la campanellina. Cos'è? Attivate la campanella. Non lo dico mai neanche io, perché è una buona pratica che non seguo nemmeno io, però in realtà funziona. Sara, oltre ad essere youtuber, è una scrittrice soprattutto, ha pubblicato con svariate case editrici, tra cui Salani, PM, quindi insomma grandi case editrici. In questo caso parliamo del suo ultimo libro, che è il suo unico finora esperimento di autopubblicazione. Il libro in questione è Lotus Blues ed è un libro molto particolare che io ho avuto la fortuna di ricevere in anteprima da Sara e mi ha affascinata tantissimo e inquietata anche abbastanza, devo dire la verità. Questo però è un buon segno. È un buon segno perché il libro in questione è un libro distopico, fantascienza, ambientato appunto in un mondo che... Perché è inquietante? Perché non è così lontano da noi in realtà. Cioè lei non parla di un futuro fra migliaia di anni, parla di un futuro abbastanza prossimo, di un futuro che potrebbero vivere i nostri figli. E quindi questo lo rende particolarmente inquietante, perché all'interno del libro noi troviamo alcuni elementi che noi già abbiamo in realtà nella nostra realtà, in maniera più o meno forte, più o meno affermata, però ci sono tantissimi elementi particolari. Troviamo in un mondo editato, cioè un mondo che noi in realtà non vediamo così com'è realmente, ma lo vediamo attraverso dei filtri che lo rendono più bello, più luminoso, più gradevole e più vivibile anche, perché in effetti la realtà poi in realtà non è appunto così bella come quella finta, insomma. E quindi per certi versi già ci siamo a questi punti. È il germe di qualcosa che comunque piano piano sta succedendo. Anche il fatto che in alcuni paesi ora gli influencer devono indicare se la foto che pubblicano è ritoccata, se è editata in qualche modo. Questo già la dice lunga, cioè sì. Vuol dire che la maggior parte di quello che noi vediamo non è reale. Non è reale, diciamo che ha una scorsa nello stream di Instagram di chiunque, balzano all'occhio degli elementi di realtà completi. La cosa che naturalmente colpisce di più sono i filtri live, i filtri per esempio nelle dirette, negli stories, cioè quegli elementi di realtà aumentata che vanno a modificare la realtà in diretta e di cui ovviamente io e Paola stiamo facendo uso, altrimenti non saremmo così belle, è chiaro? Certo. Siamo chiaramente editate entrambe. Quindi non vi deprimete se non siete belli come esatto, è tutto finto. È tutto finto, se ride, però è vero assolutamente che quello che vediamo su Instagram non è reale, questo è sotto gli occhi di tutti. E diciamo che nel romanzo ho voluto portare all'estremo questo elemento, in che modo? Inserendo dei supporti fisici proprio negli occhi delle persone, che sono peraltro obbligatori, quindi non solo la realtà filtrata dall'app del nostro cellulare non corrisponde alla realtà 1.1 così definita, ma tutto quello che vediamo costantemente è editato, ovvero è reso più piacevole alla vista. Questo non serve solamente come strumento edonistico per coccolare il nostro narcisismo, ma è uno strumento di controllo sociale da parte delle potenze tecnologiche che appunto controllano queste tecnologie nel romanzo. Sto chiedendo,
questo qui secondo te è la strada verso la quale noi stiamo pericolosamente andando? Oppure è una specie di monito, come dire, stiamo attenti a non cadere in una trappola del genere? Secondo me, allora, dal punto di vista del filtro, no, nel senso che lì ci sono altre derive, ma è ironico più l'inserimento di quel rimando. Secondo me invece l'elemento verso cui stiamo andando, anzi verso cui siamo già, è quello dell'illusione del benessere. Cioè un elemento molto forte dell'universo distopico del romanzo è il fatto che queste persone si percepiscano come ricche, come abitanti della parte ricca del mondo, tra virgolette, ma che proprio l'edit contribuisca a far sì che questa sia una menzogna. In realtà queste persone vivono in palazzi fatiscenti, ad esempio, ma li vedono come eleganti palazzi delle vie del centro di una grande metropoli europea. E questo in realtà è già un po' il mondo in cui viviamo, se non per l'aspetto visivo, perché noi fino a prova contraria continuiamo a vedere ciò che è reale nel mondo non filtrato dal telefono, sicuramente per l'aspetto per esempio alimentare o legato ai beni di consumo. Pensiamo alla filiera anche solo alimentare della maggior parte dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole, a tutto ciò che viene messo all'interno di questi prodotti, a tutti i viaggi che fanno, sia appunto il cibo che anche abiti, che anche beni di consumo vari. Il benessere principalmente anche è dato appunto da ciò che si respira, da ciò che si mangia, dallo stile di vita che si fa, quindi noi nella nostra illusione di benessere e di ricchezza secondo me stiamo conducendo uno stile di vita che già ora non è affatto rappresentativo del benessere. Emblematico in questo senso per esempio è il fatto che in paesi come gli Stati Uniti l'obesità sia un problema sanitario, che è particolare come paradosso. Il paese che noi immaginiamo come il caposaldo del benessere capitalistico è in realtà dei grossi problemi, vabbè. E questo secondo me è in realtà l'elemento più serio della distopia che ho voluto portare in scena. Sì, diciamo che noi nella realtà vera forse scegliamo anche di non voler vedere, no? Alcune cose. Le cose ci vengono ovviamente imposte, ma ad esempio mi viene in mente la filiera alimentare, sono cose che poi in realtà tanti non vogliono vedere, nel senso che è meglio non sapere. Beh, sì, ovviamente. Sì. Come è meglio non sapere cosa c'è nelle cialde che mettiamo nell'Omni Mixer nel romanzo. esatto, il cibo, non ce n'è. Anche il cibo viene ovviamente sostituito da un surrogato di cibo, che in realtà poi è abbastanza simile ad alcuni dei cibi che noi poi portiamo a casa. Quindi questa cosa a me ha inquietato veramente tanto, proprio la somiglianza, pur esasperata, con alcuni degli aspetti reali che noi viviamo, no? Uno direbbe, sì, certo, dopo una pandemia tutti scrivono romanzi, invece no, perché a te questa idea è venuta prima. Sì, in realtà non ha alcuna attinenza con la pandemia, paradossalmente, perché poi uno pensa a distopia, ci sono tanti elementi comunque curiosi, inquietanti, ci sono teorie del complotto che fioriscono dietro ogni angolo, per cui potrebbe essere l'ennesima teoria del complotto, invece no, invece è un romanzo che è stato scritto nel 2016-17, grosso modo. Avessi scritto dopo, secondo te che cosa, cioè avresti messo degli elementi fortemente legati alla pandemia o? Forse se l'avessi scritto oggi avrei scritto un altro libro. In realtà mi sono resa conto, promuovendolo, che forse è il libro sbagliato nel momento sbagliato questo. Sì, perché sembra fatto apposta. Sembra fatto invece apposta, non è così. E non lo è, e parla di tutt'altro rispetto alla contingenza attuale. Però ho ricevuto commenti, osservazioni della serie A, ma quindi anche tu credi nel grande complotto delle... No, certo. Te giuro, no, veramente no, non era quello l'intento, quindi... Forse avrei scritto un altro libro oggi, però è anche curioso, diciamo, questo libro, volendo trovare un segno dei tempi, è più legato a quella fase di grande fioritura della fantascienza che c'è stata qualche anno fa, infatti è nato proprio in parallelo alle uscite delle stagioni più fighe di Black Mirror, all'uscita del film tratto da Player One. Tu ti ricordi esattamente il momento in cui ti è venuta la primissima idea? Sì.
è stato vedendo giocare un amico a Pokémon Go nella sua cucina. L'evento distopico, come dicevamo, è la realtà aumentata. In particolare, il primo, elemento mostruoso che diverge dalla nostra realtà in maniera violenta nel flashback del libro è la presenza di questi mostri che si chiamano randagi viola e che compaiono dal nulla all'interno della realtà aumentata di un videogioco. Mostri che in realtà si suppone ci siano sempre stati e che siano diventati visibili solamente attraverso la realtà aumentata del videogioco. Questa idea narrativa mi è venuta appunto vedendo un mio amico giocare a Pokémon Go in cucina e vedevo il bancone della cucina e attraverso il suo cellulare c'era un Pokémon. La mia domanda immediatamente è stata: ok, e se il Pokémon fosse davvero lì e senza l'applicazione io semplicemente non potessi vederlo? L'idea narrativa è nata lì, dai randagi viola e da appunto questo spunto. E intorno a quei mostri poi sono andata a costruire quello che è l'universo distopico. Nel libro ci sono anche un sacco di riferimenti letterari, per cui i tuoi follower su YouTube sicuramente riconosceranno un sacco di citazioni a libri che tu hai amato, in particolare Via col vento. Sì? È molto presente. Sì. Il personaggio che consiglia libri si chiama Sal. Sal è uno dei protagonisti ed è una persona veramente sgradevole sotto tanti aspetti. Chissà, però che io l'ho adorato. Ma diciamo che alla seconda lettura, se lo leggerai una seconda volta... Allora, Sal è un personaggio ambiguo, quindi o lo si ama o lo si odia. Sì. È vero che dipende anche molto dallo spirito con cui si affronta la lettura, perché anch'io l'ho adorato alla prima lettura e alla stesura. Ma quando ho riletto il libro, quanto mi faceva arrabbiare. Sal, non vi spoilerò nulla, però è il classico pasticcione armato di buone intenzioni. Cioè, è quello che vuole fare bene, ma come fa male. Gli piacciono molto i libri e non ce la fa, non si trattiene. Consiglia i libri a tutti, anche nelle situazioni più assurde. Vedete, all'interno del romanzo lui è sempre lì che ci infila la situazione di Moby Dick, la citazione di Moby Dick o qualcos'altro. E mi faceva sorridere il pensiero in questo universo così diverso dal nostro, che ci fosse questo personaggio così a sé stante che dentro era anche un po' booktuber. Eh sì, esatto. Un booktuber inespresso che sognava di fare quello nella vita, ma che è finito a fare tutt'altro ed avere mille sfighe, insomma. È un personaggio anche da questo punto di vista un po' anacronistico relativamente alla realtà in cui vive. Sì. Perché sì, è molto legato al cartaceo, proprio quei booktuber all'antica che non vogliono neanche le book, loro vogliono il libro di carta e questo è un problema tra l'altro nella realtà in cui vive, perché tutte le scelte di libri che fa sono casuali in realtà, sono quelli che lui trova 1.1 perché i libri nell'universo di Lotus ovviamente sono tutti digitali, per cui mi fa anche un po' ridere perché ho provato a immaginare dei libri che si potessero reperire al classico banchetto dell'usato, Via col vento, edizione economica, quella degli anni 70, immagino. E quindi c'è anche questa disperazione del fatto che lui va a comporre questa libreria raffazzonata di libri che si possono trovare così in giro, stampati in tirature talmente ampie all'epoca che non siano ancora stati del tutto perduti. Sì. E a proposito dei libri, Pennac una volta disse che il digitale sarà il futuro dell'editoria. Tu credi a questa cosa? Cioè, secondo te il cartaceo è destinato, se non a sparire, a diminuire in maniera sostanziale? Allora, secondo me è diventato un po' antieconomico il cartaceo per quello che è. Da un lato non print on demand e dall'altro editoria di consumo. Cioè, per il romanzo che mi leggo, che non mi interessa possedere, ma che voglio leggere per mio intrattenimento, perché sono in vacanza, perché prima di dormire voglio leggere qualcosa, io credo che sia la scelta più sostenibile muoversi nella direzione del digitale, anche a livello proprio di impatto ambientale, di distribuzione. Credo però che, lungi dallo sparire, per fortuna, perché anch'io amo il cartaceo,
che andrà nella direzione dell'editoria di pregio, dell'editoria da collezionismo, non lo so, un libro come il Codex Serafinianus è evidente che nessuno lo vorrebbe sul Kindle, ma che lo vogliamo tutti a sorreggerci come colonna portante fisica alla libreria, che se levi quello ti crolla tutto il resto addosso. Però questa è una proiezione che io vedo comunque nel nostro paese non prima di un'altra decina d'anni. E a questo proposito, una domanda proprio sull'autopubblicazione. Tu vabbè, hai fatto altri video in cui ne hai parlato, magari ve li lascio qui sotto nell'info box. Come sei trovata? Cioè, secondo te è una buona soluzione? Perché anni fa veniva visto un po' come... rifugio un peccatore, l'ultima spiaggia, lo dico io. L'ultima spiaggia, nessuno mi ha voluto, sì. Allora mi autopubblico. Nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene. In realtà è una cosa che funziona molto bene. Recentemente ho acquistato un libro autoprodotto, ad esempio, da Alicia Troisi. E quindi mi chiedo, questa ormai non è più in effetti una soluzione di ripiego. Dipende molto dai momenti, dalle contingenze, da chi l'ha mandato. E bisogna vedere anche che spirito tu hai di cercare altre strade, di proporti con altre persone. Le ragioni possono essere veramente tante. Secondo me ha un senso, un profondo senso anche per determinate categorie di libri e di autori. Se parliamo di saggistica, quindi di roba che la gente si può trovare autonomamente su Amazon cercando o su Google cercando, assolutamente sì, ma chi ce lo fa fare di sbatterci a cercare un editore? Se devi pubblicare narrativa, certo dipende, perché è più plausibile che ti serva una spinta di ufficio stampa in più. Al di là di certi generi che hanno trovato proprio una loro nicchia nel print on demand, nell'autopubblicazione, penso al romance, a un certo thriller, ci sono generi che si collocano molto bene, quindi se scrivete quei generi già è una scelta che può avere un senso valutare perché c'è un ottimo giro. Oppure in alternativa, se scrivete narrativa generalista o di altri generi, secondo me di nuovo è un'ottima scelta se per qualche motivo avete un grande o piccolo seguito già vostro, costruito nel mio caso su YouTube, ma può essere attraverso un blog, può essere attraverso la vostra professione, magari siete giornalisti, giornaliste o comunque le persone già vi seguono per qualcosa che scrivete, per qualcosa che fate. Se avete una piccola base, non si parla di centinaia di migliaia di iscritti, ma una piccola base di persona a cui interessa ciò che fate, da cui partire, ecco che può essere quel volano sufficiente a dare il là al libro. Un'ultima domanda, perché ti ho praticamente preso in ostaggio, cioè non ti mollo più. Tu hai pubblicato sia in qualità di autrice di narrativa, ma anche di saggista. Hai pubblicato un bellissimo libro su Fabrizio De André, sì, di cui ho parlato sul canale, vi lascio il link anche a quello qui sotto. E sei anche attiva come traduttrice. In quale di queste sfere ti senti più a tuo agio? Sicuramente con la narrativa, però sono forme di scrittura diverse alla fine, nel senso che i saggi, tutto ciò che è saggistica, ma anche in realtà tutto ciò che è racconto breve, è sempre stata scrittura su commissione, per quello che mi riguarda, così ovviamente come le traduzioni. La narrativa è qualcosa che viene da te, è un tuo bisogno interiore ed è un qualcosa che non necessariamente vede la luce. Io ho tanti inediti che non ho mai proposto, che non voglio neanche proporre, cioè è un qualcosa che fai più per te. Almeno nel mio caso, se fossi una diciamo scrittrice a cottimo, li definisco io quelli che scrivono tantissimo, sì, e che pubblicano costantemente, quello rientrerebbe in una sfera più lavorativa, più di mi metto lì 8 ore al giorno scrivo. Quello non è mai stato il mio caso, non è il mio metodo proprio, non è neanche il mio lavoro in senso stretto, è più un'esigenza. Sì, certo. Così, quindi mi sento più a mio agio, nel senso che è una scelta mia scrivere narrativa, non è ciò che faccio per portare la pagnotta in tavola. Sei più libera, quindi, sì, su certi versi, sicuramente. Va bene, grazie di essere grazie stata a te, mia ospite. A Lotus Blues, assolutamente leggetelo perché merita davvero davvero tanto. Dico, e vi lascio ovviamente una cosa, il link. Dico una cosa, prego. La promozione è quella becera. Mi raccomando, visto che è un libro autoprodotto, se lo leggete, se vi piace, lasciate una recensione su Amazon, perché questo aiuta tantissimo il libro. Se non vi piace, no, eh.
Si dice, ovviamente, dire, ovviamente solo quelle solo positive. Da 4 stelle in su, e poi non ne vogliamo. Assolutamente sì. Ho fatto anche un'intervista scritta a Sara, che non so se sarà già uscito o meno. Caso lo trovate qui sotto sul sito www.linvito.net, che è il sito dell'associazione Amici del Teatro Carlo Felice di Genova, e quindi insomma andate a trovarci anche lì. Con questo saluto Sara, grazie, la ringrazio Paola dell'ospitalità, e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ciao ciao, ciao.